in collaborazione con Amici di Itinerari, ben ritrovati per questa nuova puntata. Oggi saremo esattamente sulle colline dell'Oltrepò Pavese. Andremo a visitare con le nostre telecamere Santa Giulietta, un borgo davvero storico, secolare, ricco di profumi, ricco di sapori. Andremo ad assaggiare i suoi vini, perché questa è una terra particolarmente vocata alla viticoltura. Andremo a assaggiare soprattutto i suoi prodotti. Scopriremo le tagliatelle di Santa Giulietta, che è un tipico piatto di questo territorio, e poi andremo anche a parlare di arte e di architettura, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo questo meraviglioso viaggio sulle colline dell'Oltrepò Collinare. Apriamo questa puntata con uno scorcio meraviglioso delle colline di Santa Giulietta. Proprio qui tra i vigneti trovo il sindaco Simona Daccarro. Simona, prima di tutto grazie di averci dato la possibilità di raccontare uno dei paesi forse più belli, più suggestivi dell'intero Oltrepò Collinare. Sindaco, due parole insomma per raccontare che cos'è Santa Giulietta, che è un borgo ricco di storia, ricco di tradizioni, ricco di profumi, ricco di sapori soprattutto. Sì, grazie Stefano, benvenuto, benvenuti e benvenuti a tutti i telespettatori di Milano Pavia TV. Sì, qui ci troviamo a Santa Giulietta e sono veramente contenta di ospitarvi e portarvi a fare un giro nel nostro territorio. Santa Giulietta è un territorio piuttosto ampio, cioè una parte pianeggiante che arriva oltre l'autostrada a Torino Piacenza-Brescia. Nella parte appunto al capoluogo è in pianura oggi, è famoso, è chiamato la Villa, storicamente la Villa. Nel capoluogo abbiamo la stazione ferroviaria, la caserma dei carabinieri che serve tutti i comuni che ci circondano, il nostro plesso scolastico con l'infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado, abbiamo la posta, e i negozi e le attività imprenditoriali e artigiane. Però come dicevi giustamente tu, gran parte del territorio è un territorio di aziende e vitivinicole. Questo è giustamente un territorio di storica, importante, dire meritevole vocazione vitivinicola, un po' come tutto l'Oltrepò Pavese. Quindi qui in collina noi andremo a visitare le nostre aziende, e negli ultimi devo dire che negli ultimi anni si sono sviluppate o sono anche nate da nuovo località di accoglienza, di ricezione, e inoltre siamo riusciti negli ultimi anni a risistemare dei sentieri, delle vecchie strade, dei sentieri, uno in particolare con un finanziamento del Gallo Oltrepò Pavese, col quale sono stati tracciati tre sentieri praticamente, uno che porta da Santa Giulietta a Lirio, uno che fa i comuni da questa parte, quindi Oliva Gessi, Mornicolosanna, Torricella Verzate, Santa Giulietta, e ci si collega con Redavalle, Pietra De Giorgi, Cigognola e Lirio. È una grande soddisfazione, una volta ogni tanto
possiamo anche dire che non c'è un campanile per ogni posto, ma insomma abbiamo fatto squadra e questo è significativo, sono molto contenta. Stefano, poi diciamo abbiamo un po' il privilegio di essere in prima fascia collinare, quindi vediamo a nord tutta la bellissima pianura padana con Pavia, si riconoscono i monumenti e anche Milano con le nuove torri per esempio, e poi a sud invece abbiamo tutto l'Appennino e quindi l'Alto Oltrepò Pavese, dove distinguiamo anche da questa parte facilmente altri castelli dell'Oltrepò Pavese. Insomma, un territorio davvero bello da andare a visitare, quindi non perdiamo altro tempo, cominciamo questo viaggio davvero meraviglioso. Va bene, grazie mille, sono contentissima di portarvi a passeggio. Andiamo. Grazie. Facciamo tappa presso l'azienda Cordero San Giorgio, un'azienda che fonda radici storiche ma negli ultimi anni si è rinnovata con una famiglia che arriva dal Piemonte. Siamo con Caterina, giovane titolare di questa bella realtà. Allora, prima di tutto raccontaci un minimo di storicità di questo luogo un po' magico per il mondo del vino dell'Oltrepò Pavese. Buongiorno, allora l'azienda è appunto, come diceva lei, un'azienda storica che apparteneva a una famiglia di Milano, appartenuta fino a appunto, quando siamo subentrati noi nel 2019, e precedentemente dei Marchesi Sauli, quindi una realtà veramente storica. E noi però siamo un'azienda giovanissima, abbiamo iniziato nel 2019, siamo arrivati ad agosto, poco prima della vendemmia, e la nostra storicità appunto deriva dalle nostre radici langarole, dove avevamo appunto un'azienda storica a Castiglion Falletto, e per amore del Pino Nero abbiamo deciso di spostarci in Oltrepò, che è appunto la culla italiana del Pino Nero. Che dici se andiamo a degustare qualcosa? Sono venuto qui anche per questo. Volentieri, andiamo. Eccoci arrivati nella vostra sala degustazione, ovviamente degustiamo un Pino Nero in purezza. Ovviamente, sì. Questo è il nostro Pino Nero Tiamat, che è il nostro vino portabandiera, è il nostro Pino Nero d'ingresso, che è quello che però ci deve rappresentare. È un vino che gioca sull'immediatezza e la freschezza, molto fresco. Noi abbiamo 22 ettari di terra, di cui circa 8 e mezzo sono di Pino Nero, e sono 9 parcelle diverse che vengono vinificate e affinate separatamente. Questo è frutto appunto di un assemblaggio delle parcelle più fresche, fa un passaggio in legno, ma comunque mantenendo una bellissima freschezza e i frutti freschi, frutti rossi freschi, certo, tipici del Pino Nero, con una nota speziata. Una buona acidità anche. Sì, assolutamente. Questo appunto per mantenergli la freschezza, è il suo punto forte. Deve essere un vino che va bene dall'aperitivo al tutto pasto. Certo. Sì. Bene, Caterina, grazie mille, soprattutto per l'ospitalità. Grazie a voi, grazie. Facciamo adesso una dolce tappa, dove a Maison Chocolat siamo con Cadia. Cadia, due parole sulla tua passione per il mondo del cioccolato, che oggi si è trasformato anche in un lavoro, dico bene? Sì, sono cresciuta lavorativamente a Pavia, poi ho deciso di tornare all'Oltrepò e aprire la mia piccola pasticceria, dove principalmente sul cioccolato. In inverno abbiamo molto, da ottobre ad aprile lavoriamo molto il cioccolato, e poi quando arriva questo periodo di caldo ci trasformiamo e investiamo molto sul gelato, sempre a base di cioccolato. La pasticceria è molto varia e non facciamo solo cioccolato, dalla biscotteria, le marmellate, le composte, le torte da cerimonie, e abbiamo un reparto caffetteria dove facciamo la prima colazione e il tea time, serviamo il tè.
Certo, Katia, quanto è importante la materia prima di qualità per poi creare un dolce come questi che abbiamo nella vetrina? Insomma, si deve partire probabilmente da un prodotto che sia di estrema qualità. Massima qualità. Si può essere bravi quanto si vuole, ma se non c'è la materia prima di qualità non si arriva da nessuna parte. Io certo. Spingo molto, investo molto sulla qualità della materia. Molti prodotti dove si possiamo acquistare qui dai nostri, tipo le marmellate, le composte, dei piccoli produttori di frutta, facciamo quello dalle nostre colline. L'unica cosa che facciamo magari arrivare fuori sono le arance e i limoni, che li facciamo arrivare dalla Sicilia e quando è il periodo giusto per fare le marmellate e le composte. Poi usiamo piccoli mulini qua dal territorio, dal pavese, e poi ci allarghiamo man mano. Il cioccolato sono partner di un'azienda, quindi compriamo direttamente dai produttori. Insomma, complimenti davvero, perché queste creazioni sono vere e proprie opere d'arte. Bravissima. Grazie mille. Siamo nel caveau dell'azienda Isimbarda, un'azienda che punta alla qualità, baluardo della qualità in Oltrepò pavese. Siamo con Daniele, che è il direttore di questa bella realtà vitivinicola. Metodo classico da una parte e Riesling dall'altra, sono i vostri cavalli di battaglia. Sì, esatto, Riesling Renano e Pinot Nero. L'azienda Isimbarda è un'azienda, l'azienda agricola Isimbarda è un'azienda che ha creduto nel progetto, fortemente creduto nel progetto Pinot Nero, metodo classico, e sono più di 20 anni che vinifichiamo Riesling Renano in purezza. Metodo classico, base Pinot Nero, 100% Pinot Nero, che è un grandissimo vitigno che trova una vocazionalità in questo territorio, dei grandi terreni per coltivarlo. E si contrappone chiaramente a tutti gli altri spumanti italiani che sono tendenzialmente base Chardonnay. Ecco, qui siamo nel vostro caveau, qui riposa la bollicina di Cantina Isimbarda. So che fate diverse versioni, se non sbaglio, insomma, di metodo classico. Sì, noi facciamo fondamentalmente 4 versioni di Pinot Nero. Facciamo un Blanc de Noir che riposa almeno 40 mesi sui lieviti, facciamo una Premier Cuvée che è un piccolo taglio con lo Chardonnay, lo utilizziamo anche noi, però in un taglio molto piccolo, al 5-10%. Facciamo un rosato, riposa anche questo 36 mesi sui lieviti, sempre 100% Pinot Nero, e poi facciamo un Pas d'Ausé, un Pinot Nero non dosato, che riposa più di 50 mesi sui lieviti. Certo, se sei d'accordo lasciamo queste cataste, ci spostiamo in sala degustazione, però io volevo degustare a questo punto i Riesling. Ma certamente. Andiamo. Daniele, dico bene se andiamo ad assaggiare un cru del cru, le fleurs, dico bene? Sì, è un, un cru di un vigneto di 2 ettari e 8. Abbiamo sempre fatto la vigna Martina. Nel 2018 siamo partiti con questo progetto, le fleurs della vigna Martina, cioè una selezione in vigna della parte alta. E abbiamo fermentato solamente il fiore di pressa, cioè il mosto fiore. È un vino che ci ha dato in questi anni, dal 2018 fino adesso, fino ora, delle grandissime soddisfazioni, e arrivando anche a dei premi, non nomino guide, comunque dei premi molto importanti. Profumi eccezionali, insomma, classico, sì. Riesling, insomma, qui è un po' il territorio vocato al Riesling. Ha un naso pieno di frutta, pieno di albicocca, di pesca, con dei sentori tropicali. Una bocca salatissima, molto lungo. Il bello di questo vino della Vigna Martina e delle fleurs della Vigna Martina è la longevità di queste bottiglie, perché noi facciamo anche delle degustazioni, delle verticali dal 2003, 2004, 2005, 2006, e devo dire che sono delle annate che sono ancora straordinarie. Che dire,
un vino di terroir, da terroir, quello che ci ha dato la natura in questa vigna. Noi abbiamo cercato di non rovinarlo, fondamentalmente, non è che abbiamo fatto molto. Io credo molto nel terroir di questi vini, nel terroir dei grandi vini. Insomma, che è un grande vino, complimenti davvero e soprattutto grazie per l'ospitalità, soprattutto per averci dato l'occasione di raccontare un grande prodotto che è una grande eccellenza di questo territorio, come lo è anche la Cantina Isimbarda. Complimenti. Grazie. Ed eccoci in biblioteca, siamo con Fabrizio, che è il presidente, con Silvia, membro della commissione. Allora, presidente, la biblioteca, come in tutti i paesi, è un po' il fulcro dell'attività comunale, culturale del paese, dico bene? Dice benissimo, e noi abbiamo riaperto da un anno gli spazi, i locali che vedete qui, diciamo risistemati, per dare la possibilità a tutta la comunità di partecipare, come dire, a una possibilità, a me piace chiamarla così, non solo culturale ma anche sociale, perché penso e ritengo che la biblioteca sia un luogo che sicuramente di questi tempi non è frequentatissima, anche in base alle esigenze e ai cambiamenti della nostra società, che inevitabilmente cambia, e questo non credo sia un bene, e noi avevamo l'intento proprio di riportare questo luogo come luogo polifunzionale di ritrovo. Condividi in pieno, presidente, bravissimi per quello che avete fatto. E a proposito, voglio parlare con Silvia delle attività che svolgete, attività presenti sul territorio. Sì, dunque nell'anno di riapertura abbiamo organizzato diversi eventi legati alle ricorrenze più importanti e in collaborazione con l'Oratorio San Colombano, con la Polifonica San Colombano, e in concomitanza della festa patronale di San Colombano abbiamo organizzato un concorso letterario. Noi apriamo il venerdì pomeriggio nel periodo invernale per dare la possibilità, appunto come diceva Fabrizio, ai bambini di ritrovarsi qui con noi, giocare, stare insieme soprattutto e anche studiare, fare i compiti. E per quanto riguarda invece il periodo estivo, apriremo 3 volte a settimana e nel periodo estivo collaboreremo, come abbiamo già fatto l'anno scorso, con l'Oratorio San Colombano per il centro estivo. Bene Silvia, complimenti per queste belle attività, grazie presidente, buon lavoro alla biblioteca. Continuiamo il nostro viaggio all'interno di questa bella e ristrutturata realtà che è la biblioteca, parlando invece questa volta di associazionismo. Sindaco, il mondo associazionistico è un po' la spina dorsale del paese. Esatto, hai detto benissimo, io ho sempre definito le associazioni il cuore pulsante della comunità e colgo quindi proprio, mi dai l'occasione per ringraziare tutte le associazioni e tutti i volontari, senza di essi i nostri comuni perdono una parte importante. Ringrazio anche quelle associazioni che non sono potute essere presenti per motivi di lavoro, come l'Avis, l'Auser e le altre associazioni combattentistiche come l'AMPI. E allora sindaco, vado a conoscerle queste associazioni, qui abbiamo le penne nere. Buongiorno a tutti, allora io sono Montini, sono capogruppo di un'associazione che è sito in Santa Giulette e rappresenta 4 comuni, no? Qui con me ci sono 3 consiglieri, siamo circa 15 alpini e 15 amici degli alpini. Siamo molto contenti perché abbiamo una sede nuova che stiamo ripristinando, grazie al signor sindaco. Viva gli alpini, come sempre. Qui abbiamo... Buongiorno, mi chiamo Laura e sono una volontaria della Caritas Interparrocchiale di Santa Giulietta, quindi comprende i comuni di Santa Giulietta, Redavalle, Fondoni e da poco si è aggiunto anche Corvino San Quirico. Il nostro scopo è quello di aiutare coloro che vivono in condizioni economiche precarie e chi ha difficoltà ad affrontare la vita di tutti i giorni, semplicemente questo facciamo. Semplicemente è un parolone perché fate davvero tanto. Qui abbiamo invece... Giovanna, sono una volontaria dell'Oratorio di San Colombano. Allora, in questo momento si organizza il GREST che partirà il 12 giugno per 3 settimane. Durante l'anno gli educatori e animatori cercano con l'esempio di incoraggiare i ragazzi il rispetto per gli altri, anche se hanno idee diverse dalle loro.
per noi nessuna predica è più edificante del buon esempio. Bravissimo, questa è una bella frase. Dopo due volontari, un volontario. Io sono Gabriele Modena e rappresento l'associazione Santa Giulita. E ci occupiamo di promozione del territorio di Santa Giulietta e organizziamo eventi. Bravissimi, verremo a trovarvi quando farete uno di questi eventi. Chiudiamo con Associazione Polifonica San Colombano. Fabio Chiesa, sono il fondatore, il presidente. È un'associazione nata per scherzo nel 99, un altro anno festeggiamo i 25 anni. Abbiamo un coro polifonico che ha girato l'Italia, dai progetti tipo la Junior Polifonica offriamo gratuitamente la scuola. C'è una scuola di musica, un'accademia e il nostro gioiello, che però è ancora in fase di trasformare una area di degrado qui di Santa Giulietta in un centro funzionale e polivalente. Complimenti, bravi, bravissimi. Allora, come diciamo sempre e lo diciamo tutti insieme, viva il mondo del volontariato e noi continuiamo il nostro tour. Facciamo tappa alle cantine Lozza, con me c'è Rebecca, giovane enologo di questa bella realtà familiare, quasi 80 anni di storia, da oltre 25 anni azienda biologica. Ecco, raccontiamo un po' la bella storia familiare legata a questa realtà agricola. Allora, la nostra storia affonda le radici negli anni 40, quindi anche se in realtà potremmo partire anche ben prima, perché comunque questa Santa Giulietta è sempre stata una zona in cui si sono sempre coltivati i vigneti. Infatti il mio trisnonno e il mio bisnonno già coltivavano i vigneti prima sotto contratto di Mezzadria. Poi, una volta caduta la Mezzadria, nel 46 hanno fondato l'azienda agricola Lozza, quindi il mio bisnonno con mio nonno. Andando avanti, sono cambiate ovviamente molte cose, perché in 80 anni è cambiato completamente anche il mercato, il mondo del vino, e siamo passati dal vendere le damigiane che venivano portate a Milano con un carretto trainato dai cavalli, e ci voleva tre giorni per consegnare, andare, consegnare e tornare, ad oggi che alla fine vai a vendere la maggior parte in bottiglia e se non al calice. E siamo partiti da mezzo ettaro di vigneto, siamo arrivati ai 9 attuali e abbiamo una produzione che spazia dagli spumanti fino al passito. Bene Rebecca, sono convinto insomma che grazie anche al tuo aiuto questa azienda sicuramente troverà nuovi stimoli sicuramente. Scappo, vado a trovare un'altra realtà affine, che è la cantina La Casaia dell'amico Vittorio. Perfetto, grazie. Ed eccoci con Vittorio, alle nostre spalle una magnifica cartolina. Stupendo. Di Santa Giulietta. Vittorio, la tua realtà, La Casaia, affine appunto all'azienda, alla cantina Lozza, produce vini di qualità, come questo metodo classico. Ecco, raccontaci qualcosa, una realtà giovane e dinamica. Realtà giovane, come dice il nostro slogan, due giovani cinquantenni. Io e Roberto, 4 anni fa, quando avevamo 50 anni, abbiamo unito le forze e deciso di creare questa nuova azienda e questo nuovo marchio, che racchiude sicuramente una lunghissima esperienza della famiglia Lozza nel mondo del vino, una mia grande passione, e ha dato origine a questo vino, tra cui questo vino che si chiama appunto 13 Lune, che è il nostro metodo classico Pinot Nero in purezza. Lo scopo è sicuramente fare ottimi vini, si spera, tutti biologici, ma soprattutto enoturismo, quindi ricettività, voglia di accogliere, voglia di portare persone sul territorio per valorizzare sicuramente i nostri vini, ma ancor di più mi viene da dire il nostro territorio, davvero meraviglioso e purtroppo sconosciuto anche a pochi chilometri da noi, vedi Milano e zone limitrofe. Questo è l'obiettivo di questo progetto, l'obiettivo per cui anche è stata realizzata questa meravigliosa terrazza, l'obiettivo per il quale abbiamo cominciato a fare attività esterne come picnic, aperitivi appunto in vigna piuttosto che in terrazza, al fine di accogliere e portare persone sul territorio. Io sono convinto che questa cosa possa fare bene a tutti, chiaramente non solo a noi ma a tutto il territorio. Sono d'accordo anch'io, sia La Casaia ma addirittura tutto l'Oltrepò Pavese. Sì, esatto. Buon lavoro, bravi, soprattutto per l'idea e soprattutto per aver creato un nuovo brand in Oltrepò che fa qualità. Bravissimo. Grazie mille a voi.
Dalla location La Tessera si domina l'intera pianura. Siamo con la signora Chicca e Caterina. Allora, due parole su questo luogo così suggestivo, così bello, che è diventato un po' un punto di riferimento addirittura per chi vuole dire il sì per tutta la vita, dico bene? Anche due o tre volte, eh? Abbiamo avuto una signora che si è sposata tre volte, ha avuto questo coraggio. Vabbè, comunque sì, noi riceviamo persone che si vogliono sposare, oppure eventi anche aziendali, dipende. È una cosa che facciamo non da tanti anni, in effetti, saranno 3-4 anni, non di più, perché è nata un po' per caso, ecco. E quindi, però il luogo lo vedete, è molto bello, è piacevole, soprattutto per chi viene da Milano, perché io queste colline le adoro. Non trovo molta differenza tra qui e le colline toscane, che ci vuole poi un secolo per arrivare. Condivido in pieno. Sì, poi si mangia bene, hanno del buon vino, e quindi anche se non, forse non l'hanno proprio sponsorizzato molto bene qui nell'Oltrepò. Ecco, i vini ci sono. Signora Chicca, qual è, diciamo, il plus della vostra struttura? Perché uno dovrebbe venire da voi a sposarsi oppure fare un evento importante per la propria azienda? Ma io penso che sia proprio il posto dove è ubicato questa tenuta, perché una vista a 360 gradi ce l'hanno in pochi, devo dire, forse perché siamo nelle prime colline e quindi già andando verso Montalto è già diverso, insomma. Io credo che sia anche per quello che le persone sono attratte da... Avete un sacco di spazi sia all'esterno che all'interno, presumo? Sì, abbiamo spazi sia all'interno che all'esterno, abbiamo dovuto crearli quelli all'interno perché in caso di brutto tempo lo spazio ci deve essere, eccetera. Quindi quello sì, l'abbiamo fatto. Ma è nata come prima casa qui, senza nessun tipo di pensiero su quello che sarebbe stato. È 50 anni che siamo qua, non è un giorno. Dopodiché abbiamo costruito anche troppo. È diventata la Tessera. La Tessera è la bella struttura che adesso. Grazie ancora dell'ospitalità, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Il nostro viaggio, la scoperta del mondo vitivinicolo di Santa Giulietta, continua presso l'azienda La Travaglina. Siamo con Stefano ed Elisabetta, una realtà storica, una realtà soprattutto che punta alla qualità. Sì, benvenuti alla Travaglina. Innanzitutto io sono Stefano e Elisabetta, siamo fratello e sorella. L'azienda è un'azienda storica, appartiene alla nostra famiglia dal 1966, quando mio nonno e i suoi due figli, quindi mio papà e mio zio, l'hanno acquistata. La cascina è una cascina storica perché esiste sui documenti del comune di Santa Giulietta dalla fine del 1600, sicuramente, forse anche da prima. Con un nome romantico, se vogliamo, di origine romantica, che è la Travaiena, che è attribuito al nome di un'uva che probabilmente è stata persa con l'arrivo della fillossera. Esiste, tant'è vero, ancora una mela che si chiama la Travaiena, mentre l'uva è stata persa. L'azienda è a conduzione familiare. Abbiamo circa 31 ettari in questo momento piantati. Quando è stata acquistata nel 66 erano solo 7 ettari, poi pian piano nel corso di 50 anni più di storia è cresciuta fino all'attuale superficie, che è prevalentemente, almeno le due uve principalmente prodotte che produciamo in questo momento sono Pinot Nero e Croatina. Tutte le altre uve sono uve comunque diciamo storiche per il territorio, alcune di origine piemontese, data l'origine dell'Oltrepò Pavese, i trascorsi dell'Oltrepò Pavese, quindi Barbera, un po' di Cortese, Riesling, Italico e Pinot Grigio. Elisabetta, prima di degustare il vostro Croisé, due parole sull'impegno dell'azienda verso la tutela dell'ambiente. Allora, diciamo che noi siamo sempre stati, cioè sempre, da oltre 20 anni siamo in un'azienda agricoltura integrata,
Negli ultimi anni, grazie all'input di mio figlio, stiamo diventando bio, quindi siamo in conversione bio. Posso dire che nel limite del possibile lo eravamo anche prima, perché io credo nell'ambiente, crediamo nell'ambiente, credo fermamente a lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi. Elisabetta, condividi in pieno la vostra filosofia. Stefano, raccontami questo metodo classico Rosé, il classico Croisé, che è il brand dell'Oltrepò Pavese. Sì, è un Croisé, quindi metodo classico per definizione, Pino Nero, Oltrepò Pavese di OCG. È un Pino Nero in purezza, in questo caso quindi 100% Pino Nero, da uve coltivate nei nostri vigneti. È una cosa un po' particolare, una sboccatura tardiva di una vendemmia 2011, quindi un millesimo 2011 che ha fatto qualcosa più di 10 anni sui lieviti. Lo vedete già il colore, che è piuttosto scarico, quasi più un bronzo che non un rosa. Verissimo. Che dà il meglio di sé soprattutto negli aromi, freschezza soprattutto, e soprattutto anche persistenza in bocca. Complimenti per questo vino, che vi ha regalato anche grandi soddisfazioni in diversi concorsi, insomma. Assolutamente sì, è sicuramente il vino più premiato che abbiamo, e secondo me in questo momento il vino più buono che abbiamo, però è davvero un vino di cui siamo orgogliosi. Complimenti, bocca al lupo per la vostra attività e grazie per l'accoglienza. Parliamo anche di fede e di architettura qui a Santa Giulietta, e lo facciamo con Laura, ingegnere esperta d'arte. Ci troviamo sul sagrato della parrocchiale di San Colombano. Dico bene, un'opera recente ma ricca anche di colore soprattutto. Sì, siamo sul sagrato della chiesa dedicata a San Colombano. Nel comune di Santa Giulietta ci sono due parrocchie, questa nella parte centrale del paese dedicata a San Colombano e poi una nella frazione Castello dedicata a Santa Giulietta. Qui siamo proprio davanti alla chiesa di San Colombano, che è stata realizzata nel 1900, tra gli anni tra il 53 e il 54, è stata voluta dall'allora parroco Don Remo Valle e è stata inaugurata il 4 aprile del 1954. Esternamente abbiamo semplicemente il mattone a vista, ha uno sviluppo nord-sud e è priva di transetto, è una forma particolare dovuta all'epoca recente in cui è stata realizzata. Le particolarità sono all'interno: non abbiamo il transetto, abbiamo un unico abside e è divisa internamente in 3 navate suddivise da 2 colonnati piuttosto imponenti. La parte bassa è caratterizzata dai dipinti del Gentilini realizzati alla fine degli anni 70. Il pittore Alto Gentilini ha realizzato dei murales su tutto il perimetro della chiesa. Invece la parte alta è caratterizzata dalle vetrate di padre Costantino Ruggeri e dell'architetto Tetto Leoni, realizzate da loro due, sono state fatte nel 74. Laura, ci dai qualche dettaglio anche sull'altra chiesa, quella che poi porta il nome del paese, Santa Giulietta? La chiesa di Santa Giulietta è situata nella frazione Castello e il culto appunto è dedicato a Giulietta. Nel 1851, grazie al marchese Zimbardi, è stato fatto un ampliamento della chiesa, la ristrutturazione, che è stata sopraelevata, è stato realizzato anche il transetto. Successivamente, alla fine del Novecento, sono state realizzate i dipinti a tempera sulla volta e sulla cupola e la torre campanaria alla fine del 1800. Attorno al 1898 è stata terminata. I dipinti interni rappresentano il martirio di Quirico e Giulitta sulla volta, e sulla cupola c'è la rappresentazione del giudizio universale. E successivamente, nel 1998, a causa di dissesti strutturali, è stata chiusa al culto e è stata riaperta nel 2012 dopo un intervento di ristrutturazione massiccio che ha visto la realizzazione della nuova copertura e il consolidamento della volta e della cupola. Bene, grazie Laura per questo viaggio nell'architettura religiosa di Santa Giulietta. Insomma, quindi invitiamo i nostri telespettatori a venire a visitare queste due belle e significative chiese. Grazie. Grazie. Alle nostre spalle svetta la chiesa di Santa Giulietta, mentre poco più
su di questa salita troviamo Palazzo Isimbardi. Insomma, siamo nel cuore storico di questo bel comune, ma soprattutto siamo con Stefano Milanesi, enoartigiano, vignaiolo, titolare anche del 700 Enolocanda, perché qui, pensate, le viti ci sono da quel periodo, anche da prima, diciamo così, Stefano. Sì, le viti qui ci sono, potremmo dire, da sempre. Già i romani qui a Santa Giulietta, salendo, avevano la cantina, selezionavano i propri pigiatori, che devono essere resistenti, forti, magri, robusti e non sudare possibilmente. Siamo a metà tra il Piemonte e l'Emilia Romagna, siamo a 17 km dal Piemonte e a 12 dall'Emilia Romagna, siamo proprio nel centro dell'Oltrepò Pavese, sulla prima fascia collinare dove maturano per tutto il nord Italia prima le uve, proprio per una condizione microclimatica di terreno, di terroir. Qui cosa ci hai preparato? Abbiamo preparato una ricetta che ha una data di creazione, e precisamente il 19 maggio 1859, il giorno prima della battaglia di Montebello. Siamo nella seconda guerra di indipendenza, il marchese Isimbardi sta ospitando già gli austriaci, arrivano a cavallo gli ufficiali francesi e piemontesi in perlustrazione e se li trova in casa, quindi con i nemici vicino cosa fare? Avranno sicuramente bevuto qualche bicchiere di buon vino e poi dice al cuoco: fai qualcosa da mangiare. Sono nate queste tagliatelle, quindi tagliatelle all'uovo, saltate in abbondante burro fuso, pepe, sedano tagliato a fiammiferini, lingua salmistrata tagliata a fiammiferini, tanto pepe e speck. Alcuni dicono: ma lo speck in Oltrepò? Certo, no, era una domanda che volevo farti, infatti. In Oltrepò non c'è lo speck, ma non c'è neanche il prosciutto crudo, non c'è neanche il prosciutto cotto, perché nel nostro salame, che è il più buono del mondo, le cosce del maiale e i lombi vanno nel salame, nell'impasto. Gli austriaci si erano portati con loro lo speck, e quindi il cuoco del marchese Isimbardi, che registrò questo piatto, si chiama appunto tagliatelle alla Santa Giulietta, poi Santa Giulietta, ed è quindi una ricetta datata, che ha una data di creazione, 19 maggio 1859. Il giorno dopo la sanguinosissima battaglia di Montebello, qui a pochi chilometri, vinta dagli austriaci, dai francesi e dai piemontesi. Ci abbiniamo enoartigiano una bolla. Sì, ci abbiniamo una bolla di Pino Nero. Siamo in Oltrepò Pavese, siamo nella patria del Pino Nero italiano, e quindi un metodo classico 100% Pino Nero. È un 2016 e tra l'altro è stato sboccato in data palindroma, 22/11/22. Metodo classico, non vengono fatte nessune filtrazioni, chiarifiche o aggiunte di qualcos'altro, sempre naturalmente nei dettagli che la legge ci permette, ma in questo caso è veramente naturale, non viene aggiunto niente, e anche per il rabocco, quando togliamo i lieviti, si aggiunge lo stesso vino. Bene Stefano, grazie mille dell'accoglienza, ma soprattutto per averci dato la possibilità di raccontare tramite le nostre telecamere di itinerari un piatto storico come questo. Bravissimi. Grazie a voi, grazie, ringrazio il sindaco naturalmente di avervi accompagnato, e vi aspetto per un brindisi. Non tutti sanno che Santa Giulietta è stata per decenni la patria della bambola italiana. Siamo nuovamente col sindaco Simona D'Accarlo nel Museo della Bambola, nel cuore di questo bel paese, museo ricco di testimonianze. Addirittura qui si narra che è stato realizzato Topo Gigio. Sì, è stato prodotto Topo Gigio su licenza di Maria Perego. Sì, hai ben detto, questo è un piccolo museo, il nostro piccolo museo, ma è un museo che ha un'importanza storica culturale per il nostro paese. Una storia che nasce negli anni 30, quando due giovani hanno portato la produzione della bambola, che veniva fatta a Milano dalla ditta Fata, man mano a Santa Giulietta. Inizialmente hanno prodotto con materiali, diciamo, poveri, proprio con i tessuti, poi c'è stata la produzione con polistirolo, carta pesta, una lavorazione laboriosa fatta tutta a mano, poi in gel, in vinile, si possono vedere numerosi calchi e stampi. Diciamo che dopo la Fata, con il successo appunto avuto dalla Fata, tante aziende si sono sviluppate a Santa Giulietta.
la Diana, la Mon, la Lamp, poi la Rossella, tante veramente, la Liala, tante veramente aziende, Milena, Monel, Lilli. Diciamo che all'inizio le bambole di Santa Giulietta erano pezzi pregiati, ecco, non erano giochi, erano pezzi che venivano regalati durante un matrimonio, magari da lasciare sui divani, sui letti degli sposi. Poi man mano, con l'introduzione della plastica, del vinile, si sono prodotti veri e propri giochi, e alcune ditte come la Rossella si sono sviluppate invece nella produzione di peluche, appunto il Topo Gigio di cui parlavamo, e per esempio famoso Misha, la mascotte di Mosca, delle Olimpiadi di Mosca 80. È stato un periodo particolare della storia di Santa Giulietta, perché anche da un punto di vista storico, cioè sociale, economico, tante donne hanno lavorato, hanno trovato il primo lavoro retribuito. Poi negli anni 70, a cominciare dagli anni 70, le aziende non hanno saputo forse reggere il passo con l'industrializzazione, e soprattutto da parte delle fabbriche venete. Ecco perché il museo è importante, perché ricorda questo periodo storico. È intitolato a Quirino Cristiani, che è diciamo un pioniere del cinema d'animazione, si è sviluppato soprattutto in Argentina, molto famoso, ha prodotto il primo lungometraggio animato della storia, la Postol, poi però è nato a Santa Giulietta, ecco, si è trasferito poi in Argentina. Santa Giulietta ci regala tante belle storie in questa puntata, tra cui quella delle bambole e di questo personaggio davvero che ha rivoluzionato anche il mondo del cinema. Sindaco, è possibile venirla a visitare? Sì, è possibile venirla a visitare su prenotazione, chiamando in comune, oppure è aperto in determinati periodi dell'anno in occasione di alcuni eventi e manifestazioni. Bene, grazie mille di averci dato la possibilità di raccontare una bella storia come questa, ma soprattutto un museo che secondo me è una bomboniera dell'intero Oltrepò pavese. Continuiamo il nostro tour. Benissimo, grazie, grazie. Qui il tempo sembra che si sia fermato. Siamo a Borgo Santuletta, uno dei punti storici di questo territorio. Qui la tradizione gastronomica si fa davvero sentire e la vediamo in quei piatti. Do il benvenuto ad Andrea, che è lo chef, a Maria Pia. Ciao. E a Mario Maffi, enologo, grande maestro dell'Oltrepò pavese. Chef, prima di tutto, che cosa ci hai preparato? Allora, come primo piatto ho preparato dei ravioli classici fatti da noi, ripieni di brasato e conditi con lo stesso sugo, una razza, è un reale di manzo delle nostre valli, cotto lentamente con gli aromi classici e innaffiato con il nostro vino, che è l'Umai, che è un vino rosso. Quindi cotto un blend. Sì. Poi come seconda portata abbiamo un medaglione di Faraona, che viene cotto prima a bassa temperatura per 8 ore, ripieno di un ripieno classico con pasta di salame, pancetta e gli aromi del nostro orto, poi rosolato nel burro clarificato, tagliato e servito col suo fondo di cottura. Chef, complimenti, poi andremo ad assaggiare anche questi piatti. Maria Pia, dicevo che qui il tempo si è fermato perché avete recuperato un cascinale storico della prima collina di Santa Giulietta e l'avete trasformato in qualcosa di suggestivo. Insomma, qui davvero si respira il passato e la tradizione, ovviamente. Ah, certamente. La ristrutturazione è stata fatta a partire dal 2014, cercando di mantenere l'anima di questo posto. Quindi tutti gli oggetti sono originali e tutte le attrezzature che sono state utilizzate sono state recuperate comunque come oggetti vecchi, comunque riposizionati. Se io ti dico accoglienza, Maria Pia, tu cosa mi rispondi? Allora, ti rispondo che all'inizio questo posto è nato principalmente come azienda agricola e produzione di vino. Poi dopo questa ristrutturazione che è stata fatta, una ristrutturazione importante per mantenere proprio l'anima di questo posto, abbiamo aperto come agriturismo, quindi con accoglienze, camere e cucina, con 2 suite, con le pareti in sassi e 3 camere normali. Abbiamo una piscina che è riservata esclusivamente a chi soggiorna in agriturismo, proprio per garantire il relax, il riposo e il contatto vero con la campagna.
E a proposito di vino, Maria Pia, qui davanti a me c'è una carrellata delle vostre etichette, insomma entriamo un po' nel dettaglio. Allora sì, noi produciamo soltanto i vini che vedi e la nostra massima produzione sono 15.000-16.000 bottiglie all'anno. Facciamo un metodo classico, a dosaggio zero, 100% Pinot Nero, un Pinot Nero 100% metodo Charmat, due Riesling in due stili diversi e poi abbiamo i nostri rossi che diciamo sono i nostri cru. Allora Maria Pia, sentiamo la parola del maestro. Mario, io e te ci conosciamo da diversi anni, ogni tanto ci incontriamo anche nelle mie trasmissioni. Eri molto giovane. Ero molto giovane, hai ragione. Raccontaci questo blend, questo rosso oltre Po Pavese, si avvicina molto al buttafuoco se non sbaglio. Allora, esatto il concetto, voglio dire che quando sono stato coinvolto in questa avventura l'ho fatto proprio perché le vigne erano dei veri cru, questo in particolare. La storia, quindi la storia vuol dire un rosso che nasce nei tempi lontani come uvaggio. Uvaggio vuol dire Barbera, vuol dire Croatina, vuol dire Guarara e anche un po' di Vespolina. Perché i nostri avi hanno capito l'importanza di questo uvaggio? La freschezza, per non dire un po' di acidità del Barbera, il tannino della Croatina, avevano bisogno dell'Uarara per ammortizzare i due e della Vespolina per dare note più speziate. Quindi il prodotto nasce in questa maniera, in un'annata straordinaria, 2016, nella fattispecie per questo bicchiere, annata di grande struttura ma anche di grande eleganza. Al colore perfetto, questo rosso granato con una leggera unghia aranciata, al naso grande immediatezza, intensità, pulizia, complessità del prodotto, dove alle note fruttate ormai evolute di piccoli frutti rossi si apre poi a note più evolute date anche dal raffinamento in legno che vanno verso le spezie, vanno verso anche note un po' più delicate come il tabacco eccetera. Proviamo ad assaggiarlo. In bocca emerge ancora di più il motivo dell'uvaggio: grande equilibrio, grande eleganza, grande struttura e soprattutto, cosa molto importante in certi vini, la persistenza in bocca. Direi di sì. Hai centrato in pieno questo vino. Insomma, grande anche morbidezza, direi. Sì, grazie. Mille Mario per questa descrizione, grazie a Maria Pia, grazie ad Andrea per questa magnifica accoglienza. Vi invitiamo a visitare questo posto perché è davvero unico. Fate un ritorno nel passato. Cici! Ora vi racconto l'epopea storica e architettonica di Villa Isimbardi, lo faccio con il sindaco Da Carro. Sindaco, un'architettura davvero importante per il tuo paese, insomma è davvero un punto di riferimento, insomma questa villa racchiude un po' la storicità del borgo. Certo Stefano, ci troviamo in questo luogo appunto maestoso, un po' incantato. Qui siamo nel castello di Santa Giulietta e appunto questo dà proprio il nome anche alla frazione castello nella quale ci troviamo, per cui quindi è proprio il punto storico di questo comune. L'impianto originario risale al XII secolo, anche se negli studi anche della via Postumia, del passaggio della via Postumia fa risalire delle fortezze, piccole fortezze in questo luogo anche in epoca romana. Comunque dicevo, l'impianto originario risale al XII secolo e di questo noi possiamo osservare la vecchia prigione, l'antica prigione, dove si vedono ancora gli anelli per incatenare i prigionieri. Poi ci sono le cantine, poi troviamo un primo piano di questa che poi nel corso da castello diciamo è passata a dei feudatari e famiglie nobili, in particolare i Beccaria, poi per ragioni economiche passata ai Trotti Isimbardi verso la fine del Settecento. Ne ha preso pieno possesso la famiglia Isimbardi, famiglia molto importante per questa zona, anche per esempio per il paesaggio, per il paese, anche per esempio la chiesa Santa Giulietta è stata ampliata grazie ai marchesi Isimbardi.
Quindi sono proprio loro che nel corso della fine 700-800 hanno trasformato quello che era lo storico castello in una residenza tipo neoclassico, in una villa neoclassica, come insomma l'impianto come lo vediamo oggi, nonostante ristrutturazioni fatte nei secoli successivi. Nel corso del Novecento è stata poi abitata dalla famiglia Vismara, con la morte dell'anziana signora, poi è andata un po' in disuso, abbandonata negli ultimi decenni del Novecento. È stata venduta dagli eredi. L'attuale proprietario, l'imprenditore Andrea Tosoni, l'ha acquisita nel 2017 e da allora ha in realtà continuato la ristrutturazione già iniziata dal proprietario precedente. Troviamo in questo luogo, possiamo trovare appunto la prigione e le antiche cantine, poi un primo piano nel quale possiamo osservare ancora l'antica cucina, i bei pavimenti in marmo e anche in un parquet molto ben tenuto, i soffitti a cassettoni che ne fanno vedere la villa signorile dell'epoca. Ecco, noi la chiamiamo Villa Esimbardi, a volte viene anche appellata come Palazzo Esimbardi, ma noi abbiamo cartoline dell'epoca storiche proprio dove è riportato il nome Villa Esimbardi. Diciamo così anche per distinguerla un po' da Palazzo Esimbardi, appunto appartenuto alla stessa famiglia che è la sede della città metropolitana di Milano. Oggi diciamo che la grande merito per noi dell'attuale proprietario è quello di aver reso questo luogo fruibile alla popolazione se non altro di Santa Giulietta, ecco. Infatti questa villa è stata utilizzata per eventi e manifestazioni, una mostra a mercato della bambola e del giocattolo, l'anno scorso una giornata di primavera del FAI, i coscritti era piena di tricolori per i coscritti, serate della Proloco, concerti. Ora il proprietario sta occupandosi di questo immenso parco di 40.000 metri quadrati, lo sta curando e trasformando. Un gran bel posto, soprattutto suggestivo. Grazie sindaco di averci dato la possibilità di spalancare i portoni di questa villa, ma soprattutto anche grazie alla proprietà che ci ha permesso, certo, di visitare questo luogo così importante sotto il profilo, certo, storico per Santa Giulietta. Grazie. Grazie, grazie. Raccontiamo adesso un'altra bella storia agricola di questo territorio. Pensate che l'azienda Poderi Cignoli ha circa 200 anni di vita. Siamo con Elena e con Francesca, giovani imprenditrici agricole. Elena, dico bene, insomma, una realtà importante su questo territorio, esatto, insomma, che tra virgolette tramanda la qualità di generazione in generazione. Esatto, perché sappiamo con certezza che già nostro bisnonno Cignoli Pietro nel 1970 aveva ricevuto la medaglia d'oro per i 150 anni d'attività. L'azienda inizialmente si trovava alla frazione Casa Fraccia di sulle alture di Santa Giulietta, poi nostro nonno Cignoli Gerolamo l'ha creata qui praticamente. È stato aiutato da mio papà Cignoli Carlo e nel 2018 abbiamo fondato l'attuale società che è Poderi Cignoli Società Agricola, che comprende Elena, Francesca e nostro papà Cignoli Carlo. E la mamma che collabora. giustamente. Diciamo che da giovani soci, con un aiuto importantissimo dei nostri genitori, abbiamo cercato in questi ultimi anni di introdurre particolari novità nella nostra azienda. Abbiamo introdotto le confetture extra di uva rossa, di uva bianca, lo spumante metodo classico, vitigno pinot nero e questa malvasia mosto di uve parzialmente fermentate. Un'altra novità proprio di questi ultimi mesi, abbiamo affiancato al nostro sito internet tradizionale una sezione e-commerce dove possiamo spedire i vini nelle zone che noi non serviamo direttamente. Come degustazione volevamo farvi assaggiare questa malvasia, mosto di uve parzialmente fermentate, di cui vi parlerà mia sorella Francesca. Allora Elena, sentiamo dalla voce di tua sorella la descrizione di questa malvasia, insomma, che è un prodotto un po' particolare. Sì, allora, un prodotto particolare perché la malvasia è un vitigno aromatico e noi l'abbiamo sempre vinificata
come vino secco. Da alcuni anni abbiamo pensato di fare una malvasia dolce, quindi una fermentazione brevissima a solo 4 gradi di alcol, dolcissima, frizzante, fresca e soprattutto aromatica. Si abbina con tutti i dolci e anche con i formaggi arborinati, è proprio perfetta. E direi che possiamo assaggiarla? Direi proprio di sì. Francesca, io ringrazio te, ringrazio Elena per l'accoglienza, sono davvero curioso di assaggiare questo vino. Grazie. Uno dei templi del gusto inoltre po' pavese, l'agriturismo Montini. Siamo con Alex, che è il titolare, insieme alla sua bella famiglia. Con me c'è anche Pietro Bolognesi, appassionato gourmet. Poi da lui volevo chiedere alcune situazioni, soprattutto alcune particolarità legate a un piatto tipico che abbiamo già incrociato nel corso di questa bella puntata, che è la tagliatella di Santa Giulietta. Alex, prima di tutto grazie dell'accoglienza. Grazie a voi. Soprattutto, ma cosa ci hai preparato? Praticamente noi siamo qua a Santa Giulietta all'agriturismo Corte Montini, nato ormai 30 anni fa grazie ad un'invenzione, un'innovazione geniale direi da parte dei miei genitori, in quanto non esisteva ancora un locale che coniugasse agricoltura e ristorazione, quindi oltre Po' Pavese, quindi terra di vini, terra di risotti, terra di ravioli assurdi stufati, in quanto i nostri sono stati premiati l'anno scorso al Palio dell'Agnolotto, terra poi ovviamente di salumi, coppa, pancetta, salame, prosciutto crudo, lardo e poi carni, vitello, manzo e quant'altro. Quindi tradizione pura. Tradizione pura. Abbiamo due ampie sale ristorante dove offriamo, diciamo, ristorazione per un 150 persone comodamente serviti, e siamo aperti dal martedì alla domenica, sabato e domenica anche a pranzo e poi tutte le sere. Insomma, Alex, l'agriturismo Corte Montini davvero rappresenta l'essenza di questo territorio su mille fronti. Pietro, con te invece volevo parlare di un piatto. Oggi l'abbiamo già incontrato nel corso della nostra puntata insieme all'amico vignaiolo Stefano Milanesi. L'abbiamo anche cucinato, che è la tagliatella di Santa Giulietta, un piatto tipico di questo territorio. Tu sei il presidente, il gran cerimoniere addirittura di una confraternita. Sì, abbiamo fondato il 19 maggio del 2021 la confraternita della tagliatella di Santa Giulietta, un piatto che è stato riscoperto, un piatto storico, e noi con la confraternita della tagliatella di Santa Giulietta vogliamo preservare questa tradizione, questo piatto che sarà sempre più importante anche alla luce di un convegno che faremo e che andrà ad approfondire la storia di questo piatto. E vorremmo che, per esempio, il 10 di agosto di ogni anno, così come faceva il marchese Lorenzo Isimbardi, che distribuiva le tagliatelle a tutta la frazione, allora abitata in modo molto più numeroso, vorremmo che i ristoratori del paese quel giorno, almeno quel giorno, e possibilmente anche lo inserissero nel loro menù, facessero questo piatto. Questo riguardo, voglio dire che qui alla Corte Montini sarà la nostra sede operativa, la sede operativa della confraternita della tagliatella alla Santa Giulietta. Una bella iniziativa, grazie Alex, grazie anche a Pietro Bolognesi. Alex, se sei d'accordo, lascio l'agriturismo Corte Montini, raggiungo i tuoi zii perché volevo parlare anche del mondo vitivinicolo che vi riguarda da vicino. Grazie ancora. Abbiamo lasciato l'agriturismo ed eccoci, come promesso, presso la cantina Montini. Siamo con Cristina ed Edoardo. Cristina, una realtà vostra, la vostra storica, importante su questo territorio. Certo, la nostra è una cantina storica, nasce nel 1810, oggi con i nostri figli siamo alla quinta generazione. È un'azienda che da oltre 24 anni
produce e vinifica in agricoltura biologica certificata. Siamo stati uno dei primi a lavorare, che poi, se vogliamo, abbiamo continuato esattamente a lavorare come facevano i suoi genitori e i nonni, la generazione vecchia. Quindi niente di nuovo, semplicemente la voglia di fare un qualcosa che faccia bene al consumatore, a noi anche, e alla terra. Certo. Argomento che oggi è molto sentito ed attuale ed è ora che si faccia sicuramente. Certo. Abbiamo circa 30 ettari di terreno su cui coltiviamo vari tipologie di vini, di uve. In questo momento stiamo bevendo un buttafuoco, che è un vino particolare, un vino che si fa solo in Oltrepò Pavese, ma non solo, solo in alcuni comuni, in alcune parti dell'Oltrepò Pavese. Il vostro top di gamma, il cavallo di battaglia. Esatto. Cristina, grazie mille dell'ospitalità, cin cin, buon lavoro e viva il vino dell'Oltrepò Pavese. Cin cin. Viva. Cin. Chiudo qui questa puntata dedicata a Santa Giulietta, ricca di sapori, ricca di profumi, ricca di storia. Da questo campo così bello e rigoglioso di papaveri rossi vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Itinerari e vi ricordo che il nostro è un territorio da visitare, ma soprattutto da gustare. Ciao! In collaborazione con